Investire per tornare a crescere è stato il tema al centro dell'Assemblea 2015 di Confindustria Macerata alla Badia di Fiastra. Tante le riflessioni lanciate dal presidente Giovanni Clementoni alle istituzioni e agli imprenditori locali presenti. E investire vuol dire proprio da parte degli enti e degli organi preposti a, come dire, a stilare le politiche industriali, è proprio quello di ricreare condizioni a contorno ideali. Dall'altra parte è evidente che per quello che ci concerne gli imprenditori, in particolare l'imprenditore della provincia di Macerata, sono, come dire, pronti alla ripartenza. Si sente questa volontà e voglia di avere le condizioni per ripartire. Il dibattito, moderato dalla giornalista Rai Barbara Capone, ha coinvolto Raffaele Oriani, docente alla LUIS di finanza aziendale, Luca Silla, Cassa Depositi e Prestiti, e Vincenzo Boccia, presidente del Comitato Tecnico Credito e Finanza di Confindustria. Crescita e credito. La crescita è una precondizione per il credito, quindi una politica economica attenta ai fondamentali. In un paese come l'Italia, i fondamentali è evidente che sono le imprese, un paese che deve, diciamo, realizzare una politica economica orientata all'offerta per rendere forti le nostre imprese, esportare e quindi attrarre ricchezza nel paese e recuperare quello che potremmo definire il circolo virtuoso dell'economia. Più export, più investimenti, più occupazione, più consumi domestici e quindi una ripresa di grande profilo che il Paese merita. Nell'anno di Expo 2015 l'incontro si è aperto con un filmato celebrativo al mondo dell'industria, dove Renzo Arbore fa vedere come dietro un piatto di pasta al pomodoro c'è una lunga filiera di imprese e di persone che rappresentano le grandi qualità dell'industria italiana.